La biblioteca del Comune di Morrodoro sarà presto online, grazie al nuovo progetto nato con l'aiuto della Fondazione Tercas, una biblioteca antica e con diversi tomi all'interno, da consultare sia da parte dei cittadini che da parte degli studenti. Con il nuovo formato saranno sempre disponibili e senza correre il rischio di andare persi. Consiste nella valorizzazione della biblioteca comunale che da diversi anni è rimasta chiusa e con un bel quantitativo di libri, un grande patrimonio che questa amministrazione ha voluto valorizzare, quindi catalogando questi volumi con un software in cloud appunto, in modo che possono essere, e anche con un codice SBN, in modo che possono essere appunto visualizzati tramite un software online a portata di ogni cittadino da casa e possono essere anche inseriti grazie a questo codice nell'elenco delle biblioteche italiane. È stata una grande soddisfazione perché era una biblioteca che non ha mai visto, tanti partecipanti, tanti studiosi, così vorremmo portare ogni libro a casa dei cittadini. Un progetto nato anche dalle esigenze dovute all'emergenza sanitaria e dall'impossibilità di recarsi sempre in presenza a consultare libri per lo studio e per l'approfondimento. Abbiamo potuto constatare questo problema anche durante la pandemia. Abbiamo diversi testi per volumi, di volumi per ragazzi e anche questi non possono essere consultati né portati nelle scuole perché sappiamo tutto quello che è stato il problema del Covid nelle scuole e quindi tutta la sicurezza che occorreva. Quindi questo è stato anche un modo, ci ha fatto invogliato anche perché così possiamo portare direttamente il volume a casa di ognuno consultabile online e togliamo anche queste problematiche a volte di raggiungimento di una biblioteca comunale, però è chiaro che vogliamo valorizzare il patrimonio che essa contiene.